più sicurezza, più sport, più socialità, più integrazione, più possibilità belle per i nostri ragazzi per stare assieme, ma non solo per i nostri ragazzi. Prima un murale salto 9 metri che raffigura la stella del basket Kobe Bryant, il quarto marcatore di sempre della NBA, che ha vissuto a lungo in Italia e scomparso nel 2020. E ora un campo da basket intitolato a lui, un modo per riqualificare Ansa Borgomagno, zona fragile dell'Arcella, a rischio degrado. Qui il cancello sarà aperto a tutti dalla mattina alla sera per giocare a pallacanestro da soli o in compagnia. Tra poco tempo si aggiungeranno anche un bar e l'illuminazione per la sera, un'operazione che porterà l'amministrazione ad aprire altri 17 luoghi come questo in tutta la città. Prossime aperture nel quartiere Palestro, a Camin e nel parco Brentella, con campo da basket e campo sintetico per il calcio. Con una preclusione. La preclusione è che quel cancello deve rimanere aperto, deve essere libero e qualsiasi persona che vuole giocare viene qui e senza pagare, senza chiedere, senza niente, gioca magari con altre persone che non conosce proprio per integrarsi.